Ciao, in tanti mi chiedete ma come funziona una pompa di calore aria-acqua? Cosa devo prevedere in centrale termica? Quali sono gli spazi necessari? Beh, oggi sono qui in laboratorio, però i ragazzi mi hanno avvisato che stanno per fare un collaudo, quindi mi collegherò con una videochiamata direttamente in cantiere e ti farò mostrare da loro come è stata realizzata una centrale termica in modo che ti possa essere d'aiuto. Andremo a vedere il funzionamento della pompa di calore e andremo a vedere gli spazi necessari per la centrale termica e come è stata realizzata, in modo che tu possa prendere spunto anche per il tuo caso. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana qui sotto per rimanere aggiornato e sapere qualcosa in più rispetto ai tuoi amici. Ciao, io sono Samuele Trento e assieme alla mia rete di partner aiuto le famiglie a trasformare la loro casa in 100% elettrica, sfruttando l'impianto esistente anche se ci sono dei radiatori. Praticamente andiamo a togliere il contatore dal gas e a mandare disdetta al fornitore. Sono un ingegnere meccanico, ma la vera laurea te la conquisti sul campo con l'esperienza. Oggi allora ti porto in cantiere, faccio una videochiamata con Luca, un nostro partner che sta collaudando una pompa di calore e con l'occasione andremo a vedere come funziona una pompa di calore, andremo a vedere gli spazi necessari per la pompa di calore. Alcuni la chiamano caldaia pompa di calore, però il vero nome è pompa di calore. Dammi un secondo che chiamo Luca. Ciao Luca, allora dove sei di bello? Ciao, sono in cantiere e siamo qua oggi che abbiamo appena acceso la macchina e stiamo facendo il collaudo. Ok, grazie. Allora, mi descrivi com'è fatta la casa e l'impianto? Allora, questa è una casa che è stata ultimata circa una decina di anni fa, è su due piani e sono circa 60 metri quadri a piano, quindi 120 metri quadri totali. Il riscaldamento è stato fatto con un impianto radiante a pavimento e delle pareti radianti anche sui bagni, quindi per avere uno scaldamento in più. Ok, grazie. Allora, prima di passare in centrale termica, una domanda perché in tanti mi chiedono sugli incentivi. Ecco, il cliente qui ha usufruito degli incentivi? Sì, qua è stato il cliente usufruito del Superbonus 110%, dove appunto ha portato a casa l'impianto in pompa di calore praticamente con poco niente. Ecco, se vuoi scoprire di più sulle pompe di calore, fare la tua scelta consapevole, evitare fregature, evitare di buttare via soldi in impianti sbagliati, beh, allora il videocorso senza gas in 7 giorni fa per te. Trovi il link qui nella descrizione del video. Ok, dai, allora adesso mi descrivi la centrale termica, quindi com'è fatta, e partendo magari dall'acquedotto, quindi da dove arriva l'acqua fredda dell'acquedotto. Partendo dall'ingresso dell'acqua fredda che arriva dal contatore, troviamo un filtro per le impurità, poi il cliente ha voluto mettere anche un altro contatore in cui si per leggere quanta acqua passa, il riduttore di pressione e il dosatore per i fosfati per ricaricare sempre nel lato dell'acqua fredda. E poi già vediamo il collegamento tra l'acqua fredda e il riscaldamento con il carico automatico appunto per caricare l'acqua nell'impianto di riscaldamento. Andando avanti troviamo per quanto riguarda il sanitario l'accumulo da 300 litri per l'acqua calda sanitaria appunto per le docce e quindi troviamo l'acqua calda che esce dalla parte dietro del pulitore, va nel miscelatore termostatico, qua è stato inserito questo sistema qua perché abbiamo collegato sempre dentro il serbatoio un impianto solare termico che era già esistente con due pannelli solari, quindi abbiamo optato per mantenerlo tutto quanto, così diciamo che nel periodo estivo la macchina non lavora quasi mai o poco nelle giornate di pioggia. Sotto troviamo l'entrata invece dell'acqua fredda che va a alimentare il serbatoio. Troviamo il gruppo che rilancio che manda l'acqua calda nell'impianto radiante del riscaldamento dei due piani della casa. C'è il circolatore mandato a ritorno e la sonda in mandata fondamentale. Qua a fianco troviamo il modulo idronico della pompa di calore e sotto c'è tutti i collegamenti vari, quindi i collegamenti che partono dall'unità esterna e arrivano fino all'unità interna e poi il collegamento dello riscaldamento dell'accumulo sanitario e appunto del riscaldamento dell'impianto. Facciamo notare in questo caso un altro circolatore sul lato primario della pompa di calore perché la tratta è molto lunga. Beh Luca, ma permettimi una domanda, perché hai fatto una centrale termica così bella, così puntualmente
pulita, allineata. Non bastava collegare due tubi, tanto l'acqua passa lo stesso, no? Beh, perché innanzitutto mi piacciono le cose fatte bene, lavorare in modo sempre ordinato, pulito, ma perché comunque è anche un investimento, secondo me, per il cliente che deve durare negli anni, e quindi lui ci tiene la casa, e perché io devo, non devo fare fatto bene, insomma. Bene, grazie Luca, grazie per il tuo impegno e per il tempo che ci hai dedicato. Spero possa essere d'aiuto anche per altre persone che vogliono affrontare questa esperienza e l'avventura di vivere senza gas. Grazie, a presto, eh. Grazie a te, ciao Samuele. Bene, allora, se vuoi saperne di più su come vivere senza gas e sulle pompe di calore, allora vai sul sito samueletrento.it. E se vuoi rimanere aggiornato e saperne di più dei tuoi amici, allora iscriviti al canale YouTube e clicca sulla campana a fianco. Se hai qualche domanda specifica per il tuo caso, invece scrivila qui nei commenti qui sotto.